Spesso si dice o hai una mente scientifica o sei artista. Non è così, la storia ce lo insegna. Non sempre l'arte e la scienza sono mondi lontani e incomunicabili. Io mi chiamo Elisa Perina, studentessa magistrale in arte, e oggi vi parlerò della scienza nascosta nell'arte di Giovanni Ceschini. L'olio su lavagna, raffigurante l'adorazione dei magi, del pittore veronese Giovanni Ceschini, ci pone la domanda di che cosa si celi nella stella cometa citata nei Vangeli e raffigurata dagli artisti nel cielo di Betlemme con l'arrivo dei magi, uno degli enigmi astronomici che ha da sempre affascinato decine di studiosi. Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella, che avevano vista in Oriente, andava davanti a loro, finché, giunta al luogo dov'era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Nell'opera, realizzata nella prima metà del Seicento, i tre re magi giungono al cospetto del Gesù bambino in braccio alla madre, in atteggiamento adorante e in atto di porgere loro doni preziosi. Essi si dicono guidati dalla luce di una stella, che l'artista raffigura in alto a sinistra, nel cielo terso e limpido della notte. Ed è proprio su questa stella che si concentra ora il nostro sguardo, un corpo celeste che ha acceso un dibattito filosofico e scientifico che va avanti da 2000 anni. Astronomi e studiosi, infatti, hanno avanzato nel corso del tempo numerose ipotesi circa la natura di questo corpo celeste. Secondo alcuni, si sarebbe trattato dell'esplosione di una supernova presente all'interno della costellazione di Andromeda, un evento luminosissimo che fu visibile nel cielo per alcuni giorni. All'inizio del Seicento, invece, lo scopritore delle leggi sul moto dei pianeti, Giovanni Keplero, formulò l'ipotesi di una successione di congiunzioni planetarie tra Giove, Saturno e Marte. L'effetto di questi pianeti allineati visivamente nel cielo doveva essere stato molto suggestivo, tanto da dare l'impressione di un unico astro luminoso. Il fenomeno della cosiddetta grande congiunzione è stato osservato nel cielo anche il 18 marzo 2020, mentre una congiunzione simile tra Giove e Saturno sarà visibile anche nella notte del prossimo 21 dicembre. L'ipotesi più accreditata e che è rimasta salda nella tradizione figurativa è che il fenomeno astronomico citato dalle fonti e reso celebre da Giotto nella scena dipinta nella Cappella degli Scrovegni a Padova tra il 1303 e il 1305 e chiamata impropriamente stella cometa, si possa riferire alla famosa cometa di Halley, il cui passaggio fu registrato non solo in coincidenza della nascita di Cristo, ma anche nel 1301, e che quindi fu vista direttamente dall'artista fiorentino. Giotto poi trasferì la propria esperienza visiva nell'affresco padovano con l'adorazione dei magi. Supernova, congiunzione planetaria o cometa, quel che è certo è che nelle immagini dell'arte la stella di Betlemme rappresenterà, da Giotto in avanti, un punto di riferimento, legato non solo alla natività di Cristo e alla visita dei re magi, ma anche ai valori simbolici di guida e di cammino sicuro.